Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video del mio canale YouTube. e Eravamo qua a modellare il nostro, la nostra bocca Bialetti Allora, ehm, io mi sono portato un attimo avanti creando già una di queste facce qua della base. Come ho fatto a farla? Molto semplicemente ho preso un rettangolo e solo lo faccio qua velocemente, così poi voi lo potete rifare qui tranquillamente. E create già l'altezza e la larghezza. Selezionate e andate ad esplodere. Ok. Poi io eh, ho lasciato solamente uno sopra e questo qui l'ho inclinato con ruota 2D 1 e 12, l'ho inclinato con l'attimo in questo modo qua. Poi l'ho selezionato e ho fatto una copia speculare nella vista mediana in questo modo qua. Questo poi l'ho eliminato. Sono andato a prendere, prendere eh, l'arco fine 1 e 12, ho creato il mio primo arco e ho creato poi il mio secondo arco in questo modo qua e poi l'ho unito e ho creato diciamo questa faccia qua ok una volta creata questa faccia qui perché funziona il tutto deve, non deve essere messa laterale inclinata ma deve essere messa proprio qua diciamo ehm, come si dice M proprio frontale perché poi non interessa se è frontale qui o è laterale diciamo il disegno tecnico è questo però le facce vogliono essere 10 e così allora possiamo creare subito la superficie nel senso che queste sono e diciamo sono delle curve planari andiamo a cliccare su superficie curve planari che lo troviamo qui nelle superfici eccolo qua ok e creiamo la prima superficie andiamo nella vista superiore selezioniamo la nostra superficie e andiamo a cliccare su um, andiamo a prendere la serie polare 0 invio 10 eh, facce invio 360 invio invio ok poi se eh, andremo nella vista eh, prospettica, spegniamo i disegni tecnici, vediamo che abbiamo già creato diciamo, una eh, nostra prima, eh, prima base. Ovviamente non va bene perché dobbiamo andare a togliere quello che è l'intersezione delle, eh, delle superfici, come semplicemente cliccando usando eh, lo strumento tronca. Okay? Quindi tronca vuol dire che. Io devo utilizzare questo come eh, lama di taglio, invio e tronco questa superficie e questa superficie, ok? Poi ESC, di nuovo destro del mouse, tronca questa, invio e andrò a troncare questa superficie, ok? Basta, perfettamente, ok, ci siamo. Okay, quindi abbiamo creato la nostra base. Allora, poi eh, facciamo un livello curve, che lo chiamiamo curve, appunto. Vediamo, una curve. Perfetto, tutte le curve le selezioniamo tramite questo eh, comando, seleziona curve, che sono queste qui, in realtà questa non mi serve via, eh, che in realtà è solamente questa qua, e la mettiamo nel livello curve, quindi destro il mouse, cambi oggetti di livello. Perfetto, abbiamo la nostra base. Facciamo un bel salva. Perfetto e quindi andiamo nella vista frontale, riattiviamo l'immagine e abbiamo già la prima base. Ok, Per andare a creare eh, la base sotto, ok, dalla mia caffettiera devo creare prima di tutto la base. Quindi vado nella vista superiore, vado a prendermi, vado a prendermi eh, direttamente qui un cerchio, 0 invio da tastiera ok togliamo gli snap se no rompo le scatole e poi andiamo a creare la base in questo modo qua eccoci selezioniamo la curva andiamo nella vista frontale la base della eh, caffettiera dovrebbe essere leggermente più bassa in questo modo qua togliamo i disegni tecnici ok dovrebbe essere così forse un pochino più larga andiamo nella vista superiore e andiamo a prenderci scala 2D 0 invio Clicchiamo e allarghiamo ancora un attimino in questo modo qua. Ok, poi eh, allora dobbiamo creare di nuovo una superficie, la superficie con curve planari, selezioniamo invio. Perfetto, e adesso dobbiamo andare a collegare le due superfici, questa con quell'altra. Allora, per collegare le due superfici, eh, andremo a utilizzare questo comando qua. Quindi, per collegare le superfici, andiamo qui dove ci sono uh, le Superfici e useremo il raccordo ben superfici. Selezioniamo e ci dice: se il segmento per il primo bordo. Il segmento sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, invio. No, perdon se Sì, secondo bordo. Questo invio, eccolo, facciamo anteprima, ok, e vediamo già un'anteprima. Del nostro bordo che è questo, e secondo me io direi che il cerchio sotto questo è un po' troppo grande. Quindi andiamo nella vista superiore, andiamo a prendere scala 2D 0 invio. Ok, abbiamo fatto un po' troppo grande, lo rimpiccioliamo un attimino in questo modo qua. Ok, andiamo nella vista frontale e magari lo abbassiamo appena appena ancora. Ok, mentre la, la curva la mettiamo nel. Livello curva, così non disturba, e andiamo di nuovo in prospettica. Clicchiamo su Raccordo Brano Superfici, le prime superfici, quindi per primo bordo, che è questo, selezioniamo, selezioniamo, ok. Invio, secondo bordo, ok, che è questo, invio perfetto e abbiamo già il nostro bordo. Allora, possiamo andare a lavorare anche su eh, curvatura tangenza, vediamo tangenza che potrebbe andare benissimo e gli diamo un bello ok. Eccolo qua. E abbiamo il nostro primo bordo sotto del caffettiere secondo me non è malvagio potremmo tenerlo già buono in questo modo qua però prima di andare facciamo una cosa prima uniamo queste superficie qui che così almeno abbiamo già un corpo unico facciamo unisci facciamo 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 perfetto qui abbiamo un primo corpo e poi andremo a eh, Seleziona il resto, allora, questa qui eh, selezioniamo, dovrebbe essere la base della moca. Quindi, questo destro il mouse cambio oggetti livello. Quindi questa è la base della nostra moca. ok, quindi andiamo nella vista frontale, e okay, facciamo un bel salva, eh, attiviamo i disegni tecnici, ok. E dovremo andare a costruire. Quindi, uh, vediamo un attimino, che sto guardando, ok, il collo diciamo eh, della nostra caffettiera che va all'interno all'interno del corpo della caffettiera come andiamo nella vista superiore togliamo i tecnici che non ci servono eh, andiamo a prendere il cilindro va benissimo e con all'interno qui sopra dove c'è la riga di comando clicchiamo solido no se c'è solido sì, basta cliccare su solido no ok 0 invio ok e poi dovrà essere un pochino all'interno del della nostra base della caffettiera andiamo nella vista frontale e tiriamo su e tiriamo su diciamo quello che sarà poi la, la superficie che dovrà eh, ospitare ospitare eh, come si dice il filetto no? tra virgolette il filetto della caffettiera per potersi poi appunto filettare al alla parte superiore dove il caffè ovviamente esce, esce fuori, insomma, ecco. In realtà, in realtà è questa cosa qui. Allora, perfetto. Poi eh, facciamo un nuovo raccordo tra questo e questo. Quindi, di nuovo andiamo su superfici. Clicchiamo su raccordo blend superfici 1, 2, 3. Scusate se sorrido, ma in sottofondo sentirete i gattini. Mi sono nati i gattini e quindi non so come fare a fare star zitti. Facciamo un, un invio, eh, questa è l'altra superficie bordo estrusione, ok. Facciamo un'anteprima della nostra eh, e poi andiamo a, a, a creare il nostro. Lo vediamo, ecco, dovrà essere, essere una cosa più o meno similare a questa e gli diamo l'ok. Ok. Perfetto, eccolo qua. E poi facciamo di nuovo un unisci di queste superfici. Okay, quindi su questa superficie facciamo anzi questa qui un po' troppo alta la possiamo ridurre un attimino come? Eh, con scala 1D ok scala 1D e... allora aspettate un attimo prima di fare scala 1D andiamo ad estrapolare ehm, estrapolare il cerchio con questo comando qua che è i bordi Ok, selezioniamo il bordo invio. Per così almeno riusciamo a trovare il centro. E eh, per quello e quindi possiamo andare a fare scala 1D, attiviamo lo snap centro, ok, ci snappiamo al centro di questo, eccolo. Andiamo nella vista frontale e clicchiamo. e ah, Pardon. Selezioniamo questo, invio centro e andiamo ad abbassare. Aspetta, attento, gli snap e lo abbassiamo un pochino in questo modo qui, ecco, dalla base lì. Così poi adesso possiamo fare un unisci 1, 2, 3, via, eccolo qua. E diventa un corpo unico, vedete? Ok, perfetto. Poi, per quanto riguarda lo spessore, ci pensiamo in un secondo momento. Adesso iniziamo a fare diciamo la base, tutto quello quel che serve. Attiviamo i tecnici, e eh, Vedete che vabbè, siamo arrivati fin lì, dovevamo arrivare fin qua, ma è uguale, eh, tanto poi all'interno non lo vediamo, ok. Eh, quindi facciamo tranquillamente un po' per volta. Eh, bah, se vogliamo, dato che in, in, in questo caso qui, in questo tutorial, eh, il, il filetto non lo faccio, perché appunto poi viene coperto dal corpo superiore no, della mocca, ok. E quello che dovrà ospitare appunto il, um, il caffè, quindi questo qua. Aspettate, eccolo qua, questo corpo qui andrà a coprire. Non sto lì a fare i filetti e a perdere tempo con quelli. Eh, facciamo solamente diciamo il corpo esterno. Ma facciamo una cosa: andiamo subito a unire tutto. Quindi questo con questo invio e con questo anche. Quindi unisci questo con questo invio. Perfetto, vedete che Adesso abbiamo un corpo unico. Creiamo subito eh, lo spessore di questo oggetto di modo che non è una superficie senza spessore, ma avrà un piccolo spessore. Quindi e andiamo a digitare da tastiera offset. Okay. L'unica cosa che invece è di offset normale, che è per le curve, andiamo a utilizzare offset srf superficie. Selezioniamo invio. Vedete, che lui mi dice. Di aggiungere lo spessore all'esterno invece vogliamo aggiungere lo spessore all'interno o clicchiamo qui nella riga di comando su inverti tutto oppure possiamo cliccare anche con il mouse all'interno del nostro oggetto per cambiare la direzione eh, di dove mettere lo spessore possiamo cliccare su inverti tutto invertiamo all'interno la distanza è 10 però non so se potrà andare bene non credo di centimetri non credo che possa andare bene e qui sarà mh, Saranno solo 2 mm, quindi possiamo fare 0.2 invio, invio, due volte invio. Ok, vediamo che cosa mi dà. Se ho fatto bene oppure no. Ok, eccolo qua. Vedete. Ok, quindi abbiamo creato uno spessore di 2 mm all'interno. Eh, 2 mm, vediamo se potrà andare bene 2 mm. Sì, penso proprio sì, scusate, ho qui il centimetro così e ho qui la mocca, vado a dargli una misurata, eh, vediamo, sì 2 mm ci stanno, dai, 2 mm può andare bene, ecco l'unica cosa è che eh, dobbiamo dare, dargli un piccolo smusso anche qui perché così almeno, a parte che poi non si vedrà all'interno, tanto per fare un, un po' un, un esercizio veloce, dai andiamo su, quindi strumenti solidi, Andiamo su eh, raccordo raggio variabile dato che qui è 2 mm se voglio smussarlo tanto eh, faccio 0.1 perché è una smussa di un mm quindi poi mi viene proprio tondo tondo, tondo, tondo. in realtà facciamo 0.07 ok selezionare i bordi quindi 1 no perdon eh, rifacciamo non gli ho dato l'ok okay. allora 0.07 invio e poi selezioniamo 1, 2, 3, 4, invio, invio, due volte e vedete che io ho smussato il 0,07 però mi sembra tanto, quindi faccio 0,05, ctrl z e di nuovo richiamiamo il comando 0.05, invio, possiamo fare con catena bordi, facciamo il primo bordo esterno, invio, invio, invio e di nuovo lo facciamo con catena bordi, quello interno, invio, 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 perfetto, eccolo qua ok e quindi abbiamo fatto la nostra base benissimo io direi che eh, per questo per questo video per ora tutto ci vediamo al prossimo video spero che sia stato interessante a questo facciamo un bel salvo così non ci, non ci perdiamo nulla eh, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo mettete un like se avete domande da farmi eh, scrivetemi che vi rispondo tranquillamente saluto a tutti un abbraccio nelle vati al nel prossimo video ciao a tutti